Dopo le guerriglie tra manifestanti e polizia a Trastevere, la bomba Molotov lanciata contro il commissariato prenestino e le auto incendiate nel cortile di una sede Telecom, scritta in sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto in regime di 41 bis, che da mesi ha iniziato in segno di protesta lo sciopero della fame, sono comparse anche a Latina su un edificio in pieno centro e sono diverse le manifestazioni violente che si sono susseguite negli ultimi giorni nella capitale da parte di gruppi anarchici che chiedono l'annullamento del carcere duro per Cospito. Il rischio di ricompattamento di frange diverse sicuramente c'è, non è nuovo peraltro, quindi ce n'è traccia anche nell'ultima manifestazione dell'altra sera, dove insomma, l'attività di osservazione ha fatto intravedere che insomma, c'erano anche componenti di una più generale galassia dell'antagonismo. E quindi non solo proprio l'appartenenza ai gruppi anarchici. Intanto gli anarchici tedeschi della cellula Uccelli Neri hanno rivendicato l'attacco incendiario nella notte tra venerdì e sabato scorsi contro l'automobile di Luigi Estero, primo consigliere dell'ambasciata d'Italia a Berlino. Vogliamo che politici, diplomatici, giudici, poliziotti non abbiano una vita tranquilla, hanno scritto in tedesco sui siti d'area. La metodologia messa in atto dagli anarchici ci impone di porre attenzione alle sedi istituzionali, afferma il responsabile del Viminale, che domani presiederà una riunione di analisi strategica antiterrorismo, che però precisa non esprimerà valutazioni sulla vicenda Cospito.